Non pensiamo ancora alla dismissione, pensiamo alle nuove stazioni che sono scollegate dal territorio. Noi abbiamo tutti i giorni delle martellate sulla schiena come sindaci, poi io potrei sbagliare, ma ci sono anche gli altri, che dicono che non siamo collegati. Allora, quindi collegamento, pensateci, importante. Io non sono qui a guastare la festa, sappiatelo anche voi che state registrando, io sono qui a dire e a lanciare un urlo perché questo ponente ligure, oltre che ad esempio la ferrovia, l'università, eccetera, eccetera, ha bisogno di acqua e di rifiuti in linea, perché siamo alla canna del gas. Noi abbiamo un problema di aprire una stagione estiva col fatto che se si rompe un tubo il Golfo di Andesa rimane senza acqua. Ora, queste sono cose importanti se vogliamo tenere il turismo, altrimenti il turista dopo due volte che rimane senza acqua non ritorna mai più, non che lo fidelizzi, non ritorna mai più. Ecco, queste sono le cose che avevo in mente di dire in questa occasione, ma per aiutare il governatore a funzionare rispetto a uno Stato centrale che può darsi che abbia cambiato registro, può darsi che si ricordi, perché io già a Lupi avevo detto in una riunione al ministro Lupi di evitare di venirci a raccontare la storia se non aveva 1,5 miliardi. Dopodiché su questa piccola teoria, su questo sedime, ben venga, arrivi la ciclo pedonale, stiamo attenti a non ripetere errori del passato, perché noi abbiamo un'area 24 che soffre e non è che potete pensare di dire poi vengono gestite dai comuni queste aree, perché non ce la facciamo, a meno che non ci sia lo sblocco del patto di stabilità o del pareggio di bilancio, perché i comuni della Marina ha la forza e si vanta di poter avere 8 milioni, meno male che ogni tanto la regione pensa a verticalizzare qualche cosa, ci lascia usare i nostri soldi, ecco perché anche quest'anno e noi cercheremo di utilizzarli, però il problema è, e lo dico e non lo nego, che noi abbiamo bisogno di arginare il fiume di Diano Marina, perché se viene l'allerta rossa noi abbiamo la stazione che non si può raggiungere. Abbiamo bisogno di collegarla con i mezzi pesanti, quindi le rotatorie, quello che ci siamo sempre detti, una parte del sedime che diventa viabilità, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno del ponte Torassa.